Doppio colpo nella notte a Ceciliano nel Mirino dei Malviventi le casseforti di due aziende della zona. I banditi prima sono entrati all'interno di una carrozzeria passando attraverso una finestra laterale. Una volta all'interno si sono diretti verso gli uffici puntando la cassaforte, aperta utilizzando una mola trovata dentro la carrozzeria, ma senza trovare nulla all'interno. Perché... Io ho trovato la finestra aperta, ho visto quel carretto verde lì che ci deve essere due bombole che non ci sono più che sono su in una ditta che l'hanno in morto per Qualcosa, so. Poi, avranno guardato in ufficio cosa c'era, ha trovato una cassaforte piccina l'hanno aperta con il co, flessibile. La banda, composta da tre o quattro persone, dopo aver trafugato nella carrozzeria due grosse bombole d'ossigeno, si è diretta verso un'altra azienda specializzata nell'installazione e manutenzione di ascensori, che si trova solamente a qualche metro dalla prima azienda colpita. Sì, Noi siamo arrivati da là perché la carrozzeria. Confinante da quel portoncino, qui hanno forzato la porta sul retro e si sono diretti al piano superiore, portandosi dietro le bombole, anche in questo caso interessati alla cassaforte. Prima hanno tentato di aprirla con le bombole, poi invece hanno preferito utilizzare una mola portata via anch'essa dalla carrozzeria visitata poco prima. I banditi infine si sono dati alla fuga con un bottino di qualche migliaio di euro. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri.